Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, siamo qui a commentare l'ennesima disfatta di questo 2021. E prima di farlo vi vorrei mostrare una nuova maglia, ok? Una nuova maglia, vi mostro la maglia, la prossima maglia di Gigio Donnarumma, ok? Quindi in anteprima vi mostro la nuova maglia di Gigio Donnarumma. Eccola qua, ragazzi. La nuova maglia di Gigio Donnarumma con lo stemma della Juventus. Eccola qua. Questa, come avete capito, come potete immaginare, è la terza maglia di quest'anno della Juve, ok? O la seconda, la terza, sinceramente, la seconda, mi sa. Questa è tanto di maglia nuova che mi è arrivata. Devo dire che questa è l'unica magari decente di quest'anno della Juve, parlando di Juve. Questa è fatta molto bene, scritta. Questa è la nuova maglia di Gigio Donnarumma. Come al solito, se volete acquistarle, sotto in descrizione troverete tutto quanto. Key Calcio, sito molto affidabile. Le maglie sono ottime, bellissime. Con il mio codice coupon STA STA avrete anche un'ulteriore percentuale di sconto. Quindi vi posso consigliare di andarle ad acquistare quando volete, ok? Detto questo, dopo avervi fatto vedere la maglia di Gigio Donnarumma, mi collego alla situazione che riguarda Gigio Donnarumma, ok? Perché ho fatto vedere la maglia ironicamente di Gigio Donnarumma? Perché l'ho fatto? Perché, e su questo fatto qua apro parentesi, per fortuna non ho visto ieri perché sono andato giù a registrare il video e quindi ho visto dopo quell'immagine di Donnarumma scherzava tranquillamente con il suo ex amico, suo ex compagno di squadra. Per fortuna l'ho visto dopo perché nel post partita, nell'immediato post partita, avessi visto anche quella scena. Non lo so, chiusa parentesi. Caro il mio Gigio Donnarumma. Caro il mio Gigio Donnarumma, io sono uno di quelli che ti ha difeso a spada tratta sempre, contro tutto e tutti. Ci stanno decine e decine di video qua e tutti quanti possono testimoniare questo mio proprio attaccamento al giocatore e all'uomo Gigio Donnarumma che ho sempre difeso. Adesso, ok, adesso, io voglio capire, in un momento non delicato, di più. Come questo, e poi ne parliamo del momento. Tu a fine partita perdi 3-0, 3-0, uno scontro diretto, una partita praticamente da dentro fuori per la Champions League, quella Champions League che noi stiamo bramando da non so quanti anni, stiamo aspettando questa Champions più di ogni altra cosa. Tu con la fascia di capitano al braccio. Con la fascia di capitano al braccio, quella fascia che è stata di uomini come Franco Baresi che si è fatto una serie B, si è fatto la serie B con la fascia di capitano al braccio, di Paolo Maldini, di Rino Gattuso, di uomini di questo calibro, di Gianni Rivera, di uomini che hanno legato al Milan la loro vita, la loro storia calcistica. Tu che hai rifiutato l'ennesimo rilancio del Milan di 8 milioni di euro a stagione ad appena 22 anni. Tu ridi e scherzi e giochi col tuo ex compagno di squadra a fine partita in un momento come questo. Quando noi non riusciamo nemmeno a dormire per le porcate che fate in campo. Mi stai sbagliando anche un sacco di partite una dietro l'altra. Anche ieri, un paio di grandi interventi annullati da un paio di interventi di merda, di merda. Il primo gol saltato con una facilità incredibile, messo a sedere con una facilità incredibile. Il gol annullato al giocatore della Lazio lì, davanti al portiere, da sotto alle gambe, da sotto al braccio. Il gol sul primo palo, dietro una sassata all'incrocio dei pali, ok, ma sempre sul primo palo anche quello. Tanti errori uno dietro l'altro. Quando ti ha fatto quello scavetto che ha colpito il palo, dove stavi? A 10 metri dalla porta. Errori su errori su errori.
momento dove tu non vai a firmare un contratto. Ti stiamo dando 8 milioni di euro a Vin Duyan. In una situazione del genere, dove da primi siamo passati al quinto posto, tu ridi e scherzi con il tuo amico. Ma se hai un minimo di dignità, di cervello, un minimo di rispetto nei nostri confronti, gli dici a quello, senza ridere come il coglione, andiamo negli spogliatoi, parliamo negli spogliatoi, perché non c'è niente di male, magari, a parlare con un tuo ex compagno, capisco che c'è un rapporto, magari, che si è creato, ok? Lo capisco. Infatti non mi sono fossilizzato sul fermo immagine, che magari, sai, un fermo immagine, uno fa una risata, finisce lì. No, ho visto tutta la scena, pacche sulla spalla, bacetto all'altro amico, abbraccio a quell'altro, ridi e scherzi con quello lì. Lo vai a fare negli spogliatoi, nel tunnel degli spogliatoi. Rispetto per chi come noi soffre. Calabria era in panchina in lacrime. Noi non è che vogliamo vedere la gente che piange, perché vi vogliamo vedere sempre belli e orgogliosi di quello che fate in campo. Ma almeno quello è un atteggiamento di una persona che ci soffre, ci sta male. Che atteggiamento è questo qui? Di strafottenza, di menefreghismo. Ma ve c'è te ne ve da andare al pit, ve c'è te ne ve. Sono passato da non vedere l'ora di questa firma ad aspettare il momento che te ne vai. Ad aspettare il momento che te ne vai. Ho cambiato idea. Dalla A alla Z, dalla notte alla D, te ne putisci, anzi te ne dasci, ok? Non vedo l'ora che te ne vedo l'anzalo pit, e torniti qua la fascia. Poi mi avete detto, in molti, ho letto pochi messaggi ieri perché ne sono arrivati parecchi, ne ho letti pochi, non ho avuto modo. Qualcuno ho letto, non parliamo di Orsato, perché la Lazio ci ha pestato, abbiamo perso meritatamente, di qua e di là, ok, abbiamo perso meritatamente, ok, meritavamo di perdere 3-0, anche 4-0, ok, tutto quello che volete, ma non esiste non parlare di Orsato, no, ne parliamo di Orsato, e come? Bisognerebbe gridarlo ai 4-20, Orsato, che cazzo hai visto davanti al televisore? Che l'hanno visto pure i muri, il calcione di Lucas Leiva in ritardo netto, il calcione sulla caviglia di Çalhanoğlu, lo sapete cos'è, che quell'Orsato lì, e io vi avevo messo già sull'attenti, è un protagonista, è uno di quelli, è un presuntuoso, è uno di quelli che vuole decidere lui, il VAR l'ha richiamato, non è la prima volta, e se vedete il labiale di quando va via dal VAR, che tra l'altro ci è rimasto 10 secondi, ha detto ma che cazzo dite, mandatevi, ma che cazzo, ha fatto pure il gesto a dire, ma diceste ma parlè, la realtà dei fatti sapete qual è? Che con Çalhanoğlu si è beccato al primo minuto di gioco, che non gli ha fischiato un fallo, e non gli ha più fischiato un fallo a Çalhanoğlu, andatevi a rivedere lì la partita, Çalhanoğlu sarà stato a terra almeno in 5 o 6 occasioni, non ne ha fischiato uno, perché è un protagonista, è un presuntuoso, sei un paperin, sei un paperino col fischietto, mo te lo dico pure a te, a come giudici Bacurati pagliaccio di Maresca, abbiamo una classe arbitrale vergognosa, negli atteggiamenti e nei toni, vergognosa, strafottente. Poi parliamo del discorso nostro, andiamo dentro al discorso proprio della squadra, è vero Pioli? Prima di tutto io voglio vedere un pochino di nervo scoperto, ti vedo sempre con la stessa flemma, sempre con una situazione, sì vabbè, la potevamo fare meglio, loro hanno fatto di più, siamo stati sfortunati, un pochino, ad affebbro, tu annata, ad affebbro, ti bacio alla cristiana! Non si ottiene niente quando serve la carota e serve il bastone. Non esiste come fate voi, soltanto la carota. Già mi date la mazzetta, sti cristiani, per farli un pochino sollevare. Troppo perbenismo da sta squadra. Non c'è nessuno che alza la voce davvero. Non lo fa nessuno. In queste situazioni non dovrebbe volare una mosca. Altro
che va tutto bene, un paio di palle va tutto bene. Abbiamo perso 7 partite in campionato da quando abbiamo perso con la Juve il 6 gennaio. Dal 6 gennaio al 25 aprile, al 24 aprile, quando abbiamo giocato con la Lazio, a ieri, abbiamo perso 7 partite di campionato. Una di Europa League con il Manchester e una di Coppa Italia con l'Inter. Sono 9 sconfitte su 20 partite. 9 sconfitte su 20 partite. È una media da retrocessione. Avevano ragione quelli che dicevano che sistematicamente nel girone di ritorno crolli, le tue squadre crollano sistematicamente. Non è più un caso, è successo con la Lazio, è successo con l'Inter, sta succedendo con noi, succede pure con la Fiorentina, succede sempre, c'è qualcosa che non va all'interno del tuo staff atletico, all'interno del Cristiano con cui lavori, nella tua testa. Cosa succede? Come fai ad essere primo e ad arrivare quinto o sesto? Come fai? Non succede da 80 anni, lo sai? Da 80 anni non succede sta vergogna. È giusto nero la maglia capitente. Giusto nero. A mascia capitente su un fatto. 9 sconfitte in 20 partite tra campionato e le due di coppa. È vergognoso. L'anno scorso, in tutto il 2020, abbiamo perso 2 partite di campionato e una solamente contro il Lille in Europa League. 3 partite in tutto l'anno! In tutto l'anno! Qui in 3 mesi e mezzo ne abbiamo perse 9! 9! Valigie! Qual è l'alternativa? Fai le valigie, tu e il tuo staff. Valigie veloce! Adesso mi direte, aspettiamo... Io sono stato il primo difensore di Donnarumma, sono stato il primo difensore di Pioli, eccetera. Ma mi sa che avevano ragione i detrattori. Io aspetto sempre, cerco di valutare tutto quanto, ma qui sta succedendo qualcosa di imponderabile, di incredibile. La squadra non sta più in piedi, non siamo cattivi, prendiamo più gol, ne facciamo di meno. Soffriamo in tutte le zone del campo, difendiamo male, non difendiamo da squadra, non attacchiamo da squadra, non corriamo come prima, è uno schifo. Poi mi verrete a dire, questo per rispondere a un po' di persone che ce l'hanno con Ibrahimovic, con il rinnovo di Ibrahimovic, la società ha sbagliato di qua, di là, si danno 7 milioni a uno che di partite ne fa 15, eccetera. Ragazzi, ok. Ok, ne gioca poche di partite, ok. Sono tanti 7 milioni, ok. A parte il discorso economico di cui ne abbiamo già parlato, che col decreto crescita costerà di meno, ci sono delle situazioni in base alle partite che gioca, quindi noi non sappiamo qual è il fisso, quali sono i bonus, eccetera. Al di là del discorso economico, Ibrahimovic per noi è indispensabile. È fondamentale, noi senza Ibrahimovic siamo una cosa, con Ibrahimovic siamo un'altra, le squadre sono completamente diverse l'una dall'altra, con e senza Ibrahimovic, un dato di fatto. Con Ibra abbiamo il 2.10 in campionato di media, 2.10 di campionati di punti di media punti in campionato, lo sapete, andatevela a vedere senza. Si parla di 1.5. Senza di lui non riusciamo a fare niente là davanti. Non riusciamo ad essere cattivi, incisivi. Quindi, ok, abbiamo bisogno assolutamente di uno da mettergli vicino. Un centravanti vero per l'anno prossimo. Senza dubbio. Uno importante, uno che lo possa sostituire, che faccia il centravanti, non che lo dobbiamo adattare come state adattando Leao, eccetera, eccetera. Capo Leao, io voglio vedere una volta più esterno e sinistro. Non lo potremmo vedere Chiu, non lo possiamo più vedere. Ha sbagliato la prima, la seconda, la terza. Almeno un'altra, me la fai vedere da esterno. E lì magari mi metti Mandzukic, lì magari mi metti Rebic. Ma perché adesso gioca solo ed esclusivamente a centravanti questo qui? Perché? Perché? Quindi, cari amici, per noi è indispensabile, ma non soltanto a livello mentale e di
personalità, proprio dal punto di vista tecnico, tattico in campo. Con lui riusciamo a fare cose che senza non riusciamo a farle, perché Zlatan è unico per il tipo di gioco, è bravo tecnicamente, è forte fisicamente, ti apre le squadre, ti fa sponde, fa salire la squadra, riesce a fare giocate 1-2 che con quegli altri lì non riesce a fare. È fondamentale. Quindi in questa situazione fare anche a meno di lui l'anno prossimo sarebbe deleterio. Intanto ce l'abbiamo per le partite che giocherà, ok, per le partite che giocherà. Poi mi devono prendere un centravanti accanto. Se non lo prendono un altro centravanti, allora sono d'accordo con voi. Ma lo devono prendere un Vlahovic, un Belotti, uno di questo livello qua. Uno di questo livello qua, se non di più. Se non di più. Ma è fondamentale. Altro che rinnoviamo a fare. È fondamentale il rinnovo di Ibrahimovic per noi. Fondamentale. E concludo con una cosa. Non possiamo arrivare dietro questa Juventus. Non possiamo arrivare, dopo aver fatto un campionato come quello che abbiamo fatto, un girone d'andata come quello che abbiamo fatto, in testa alla classifica per 21 giornate di campionato. È arrivato il momento di raccogliere i frutti di quello che abbiamo fatto in un anno e mezzo. Arrivare dietro questa Juve, ragazzi, e quando ti ricapita una Juve così penosa? L'Atalanta ad un certo punto della stagione avevano fatto lite tutti, erano arrivati quasi alle mani con il Papu Gomez, con Ilicic, con Gasperini. Sembrava tutto finito. Ci hanno superato. All'Inter ti ricapita ancora che c'è una situazione che non pagano gli stipendi, che la società ha difficoltà, che questo e che quest'altro, al di là del discorso tecnico che magari in questo momento sono superiori, hanno vinto meritatamente lo scudetto, eccetera. Ma quando ti ricapitano tutte queste difficoltà, un Gattuso praticamente esonerato già non so da quanti mesi, che ha litigato con il suo presidente, che sono arrivati alla rottura, annunciata a fine anno, ci stanno lì, ci hanno preso. Cioè quando ci ricapitano tutte queste difficoltà, una Lazio che praticamente sbaglia stagione ed è arrivata lì, quando vi ricapitano queste situazioni qua, se non approfitti quest'anno, perché va fatto quello step per arrivare in Champions League, sia per un discorso di autostima, sia per un discorso economico, sia per un discorso che il progetto deve andare avanti e devi aggiungerci giocatori, perché se non arrivi qui in Champions, crolla tutto. Va mandato via l'allenatore, alcuni giocatori non restano perché mancherà la Champions League, non rinnova nessuno, anche lo stesso che sì, succede il macello, è fondamentale arrivarci. Quindi per piacere ragazzi, fatelo per noi, fino alla morte, per noi, fatelo per noi. Ciao a tutti.